spiegare qualcosa sul concetto, no? Risultato giusto, mister, o hai pensato alla fine di qualcosa di più? Il risultato giusto non sta a me giudicarlo, sicuramente abbiamo creato tante occasioni per poterla vincere anche fino all'ultimo minuto, poi quando non la puoi vincere giustamente non la devi perdere, perché se fosse entrato magari il colpo di testa su palla inattiva avremmo perso la partita, però penso che come occasioni il Crotone abbia fatto qualcosina in più rispetto al Perugia. È stata la partita che aveva preparato, immaginato? Sì, perché sapevamo che se venivamo a Perugia a metterci tutti, a parte che non è la filosofia di questa squadra, ma se fossimo venuti a Perugia a metterci tutti dietro la linea della palla senza magari avere o per giocare per lo 0-0, avremmo perso sicuramente la gara. Siamo venuti a giocarci a viso aperto, abbiamo cercato di farlo fino all'ultimo minuto, è peccato magari in qualche ripartenza non aver fatto la scelta giusta. Primo tempo sicuramente è dato vedere da parte nostra, c'è ancora più giocata della ripresa dove vi siete chiusi un po' di più. Sì, perché poi quando le energie vengono a mancare non riesci magari a fare quella pressione alta che avevamo fatto nel primo tempo, quindi passavano i minuti, oggi non era nemmeno facile per via di questo caldo e dell'orario qui si è giocato, però siamo ripartiti bene quando ci siamo abbassati, dicevo prima, peccato non aver concretizzato, non aver fatto la scelta giusta nell'ultimo passaggio. Si è arrabbiato con Suce, no? Quando ha sprecato quel pallone. Sì, perché eravamo 2 contro 1, eravamo in superiorità numerica e là invece magari di calciare poteva servire un compagno meglio servito. Grandi meriti del Crotone, ma in questo Perugia se l'aspettava un pochino più pericoloso magari, soprattutto in attacco? Guardi, io penso che ci siano grandi meriti della mia squadra, ma non per vantarla, ma perché ho visto anche le altre partite che il Perugia ha giocato in casa, ha creato sempre almeno 5-6 palle gol rispetto a, visto la partita con Lanciano, 3 gol non validati, hanno creato tantissimo, però penso che oggi la squadra abbia fatto quello che avevamo preparato in settimana e ci siamo comportati come dovevamo. Come mai vi trovate in zona playoff? Perché stiamo pagando il rinnovamento di questa squadra rispetto all'anno scorso, 21 giocatori nuovi, tanti giocatori che vengono dalla Lega Pro, quindi hanno subito il salto di categoria, quindi c'è stato bisogno di doverli aspettare, e l'abbiamo fatto con dovizia, però quando cambi tantissimo c'è lo scotto, quindi noi abbiamo pagato un girone d'andata insufficiente, ma perché dovevamo dare il tempo a questi ragazzi di crescere. Voi a Cittadella siete un po' a dimostrazione che a volte se si può lavorare in un certo modo, se si tira fuori dai guai, si può fare tanto di più. Ma io penso che nel calcio la programmazione sia fondamentale. Lei ha fatto l'esempio di Cittadella, ma come il Crotone sono due società che non hanno grandissimi mezzi economici e quindi devono cercare di crescere il prodotto, far crescere il prodotto interno. Oppure con la valorizzazione che arrivano dai giovani, quindi noi lo stiamo facendo da parecchi anni, l'anno scorso abbiamo raggiunto il traguardo che non c'era mai stato nella storia del Crotone, ovvero il raggiungimento dei playoff. È normale che quest'anno sapevamo dal primo minuto che sarebbe stata un'annata difficilissima proprio per il fatto di aver rinnovato così tanto e quindi sappiamo di dover lottare fino all'ultima giornata. È vero che piace molto. Questo non lo so, questo non deve chiedere a me, non lo so. Però è chiaro che forse magari si comincia anche a pensare a un drago fuori dall'Isola Felice Crotone, considerate anche un po' il ruolino delle ultime stagioni, no? No, io devo tanto a questa società, è normale che se ci fosse la possibilità di andare in una squadra con maggiori ambizioni mi farebbe piacere, senza dimenticare quello che la società ha fatto per me, ma è vero che anche penso di aver fatto anch'io parecchio per la mia società. I
vincendo così pensa che può essere la fine di un ciclo a Crotone? No, questo no. Il ciclo a Crotone finisce quando se ne dovessero andare i fratelli Vrenna, che sono i presidenti. Poi si cambiano allenatori, si cambiano giocatori. Quello che non si può cambiare, che non si cambierà, è la proprietà sicuramente. Posto? Grazie. Grazie.